Grazie ad Oste Salute siamo in compagnia del dottor Leoni, medico estetico. Dottore, benvenuto. Grazie dell'invito. Parliamo oggi di radiofrequenza in medicina estetica, che sappiamo essere molto importante, ma facciamoci spiegare meglio dal dottore perché è così importante e soprattutto come funziona sul nostro organismo. La radiofrequenza è una metodica ormai consolidata da anni in medicina estetica, sia per la facilità di esecuzione, sia per la velocità anche di esecuzione e per il minimo discomfort che porta al paziente, restituendolo immediatamente dopo il trattamento a quella che è la vita quotidiana. La radiofrequenza sostanzialmente provoca un innalzamento della temperatura all'interno dei tessuti, andando così a stimolare la sintesi di nuove fibre collagene, di fibre elastiche, andando quindi a trattare i rilassamenti di viso e corpo in modo tale che si ripristini quella che è la normale tensione dei tessuti. Ma nello specifico come funziona? La radiofrequenza sottocutanea viene eseguita tramite delle cannule, delle piccole cannule di dimensioni variabili a seconda del distretto corporeo che andiamo a trattare, isolate per la quasi totale lunghezza, solamente la punta è, diciamo, attiva e da qui la corrente viene trasformata sostanzialmente in calore e quindi si ha l'innalzamento della temperatura nel distretto che andiamo a trattare. L'importanza di queste nuove tecnologie è quella di poter controllare anche la temperatura, perché la temperatura deve stare all'interno di un ben preciso intervallo e questo lo facciamo tramite una termocamera che in tempo reale ci dice la temperatura di superficie e in profondità dell'area che andiamo a trattare. Come lei vede in questo momento il suo volto è più chiaro perché la temperatura in quel distretto è maggiore rispetto agli altri distretti che sono coperti per esempio dagli abiti. La peculiarità inoltre di queste cannule è quella di avere un piccolo foro in prossimità della punta, che è una punta smussa e quindi atraumatica, attraverso il quale io con una normale siringa posso iniettare una soluzione anestetica in modo tale che il paziente non avverta nessun tipo di dolore. Al termine del trattamento, sempre attraverso la stessa cannula, solamente sostituendo la siringa, posso iniettare dei preparati rivitalizzanti o ristrutturanti che normalmente iniettiamo attraverso iniezioni con aghi ipodermici, quindi meno trauma, meno discomfort, così il paziente viene completamente restituito alla sua vita relazionale senza alcun intoppo. Importante è anche il trattamento di altri distretti corporei, non solamente del volto, ma anche quello per esempio dell'addome. Tramite la stessa cannula, a fine del trattamento che dà tensione sulla cute, possono essere iniettate delle soluzioni lipolitiche avendo un effetto anche rimodellante distrettuale. Dottore, quali sono i casi in cui il trattamento è particolarmente consigliato? Allora, il trattamento della radiofrequenza sottocutanea è indicato in tutti quei casi in cui il paziente non ha ancora l'idea di sottoporsi a un intervento chirurgico e quindi cerca ancora un trattamento mini-invasivo che non comporti una totale, diciamo così, assenza anche dal posto di lavoro e che vuole fare qualcosa di più dei soliti trattamenti esterni, come abbiamo detto prima, la radiofrequenza esodermica. Quindi casi di lieve, media entità di rilassamento cutaneo sono i target preferiti per questo tipo di metodica. Grazie, dottore. Grazie a lei.